Eccola, ciao, ciao a tutte e bentrovate. Allora, faccio questo video perché volevo presentarvi, farvi vedere appunto queste due nuove collezioni che ho preso da poco. Mi sono piaciute e quindi, siccome non le conoscevo, ecco, dal vivo, allora ho voluto prendere solo due collezioni per vedere un attimino la grammatura della carta e la qualità soprattutto della carta. E devo dire che sono rimasta molto contenta, mi sono piaciute tantissimo come le ho viste d'altronde online. Ecco, la collezione che ho scelto sono due, sono 12 fogli per collezione. Ovviamente sono fogli singoli che si possono anche prendere singolarmente, quindi se ognuna di voi magari pensa che ne ha bisogno di due, visto che comunque sono double, può benissimo prenderne due per tipo, quindi fare magari una collezione da 24, ok? E adesso ve la faccio vedere. Questa qua è la collezione, sono carte spagnole, è la collezione diciamo parla della cucina, quindi si può benissimo creare un bellissimo ricettario. Ho intenzione di farne uno perché mi piacciono molto le carte e quindi ecco, prossimamente cercherò di fare anche quello. Come sapete, sto traslocando di negozio, quindi ho un sacco di cose da fare e cerco di appunto di raggiungere un po' tutto. Vi faccio vedere queste da vicino. Guardate, abbiamo tante targhettine e tanti oggetti da poter ritagliare e inserire nel nostro album o ricettario. E poi qui abbiamo la parte diciamo da sfondo, ecco. Poi guardate questa che carina, qui abbiamo una cucina, qui c'è la nonnina e qui ecco la parte che potrebbe essere creata come sfondo. Ecco qua, qui questa, guardate che bella. Sono rimasta veramente colpita da queste carte e ho detto non posso farmene mancare nel negozio perché mi piacciono veramente tanto. Qui parla del vino, ecco, vedete che abbiamo tutte le etichettine, bianco, rosso, chardonnay, sauvignon. Poi c'è anche la figura di questa bambina che rappresenta appunto la stilista. Ecco qua, sempre vino, vedete? Guardate, due bicchieri, guardate anche questo. Spettacolo, proprio bellissimo, mi piace tantissimo questa carta, sono contenta di averla presa, anche a scatola chiusa, però a volte si deve rischiare. Guardate che carina, anche qua, molto molto bellina, con tutti questi elementi, questa che fa da sfondo con tutte le scritte, tortillas, empanada, tomatas, tutte scritte spagnole, e forse riesco anche a farmele avere in italiano. Adesso vediamo un attimino di mandare una mail e vedere un attimo. Qua ci sono tutte le tazzine, questa è lei con la torta e il frullatore, guardate che carina, guardate qua con i cupcake. Qui abbiamo tutte le varie etichette, la carne, il pesce, la verdura, ecco, vedete che insomma è molto molto bella. Qui un'altra figura e questo è l'ultimo foglio della collezione, ecco, e questa è una collezione. E adesso passiamo a questa che è della fata nel bosco, anche questa spettacolare, guardate la fatina, io ve le faccio vedere così poi fantasticate pure voi. Mettiamole qua così, a ognuno la propria fantasia. Anche questa come sfondo molto bella,
Guardate questa, spettacolo. La fattina nascosta dentro il tronco, qua c'è tutto il paesaggio. Qui abbiamo uno sfondo fatto di foglie di more, le more del bosco. Qui la fattina che si fa bella, vedete? Ecco. Guardate qua. Qua tutto uno sfondo di pietre. Qua nel ponte, guardate che bella. Bella, veramente molto bella. Guardate queste foglie, i colori di questi, spero che si veda bene. Anche questo, una bellissima fantasia, i pois non mancano mai. Anche qua abbiamo diverse etichette da adoperare. Ecco, ripeto, c'è un foglio per tipo, per collezione, ma siccome i fogli sono venduti singolarmente, voi potete anche decidere di prendere due per tipo o quanti ve ne corrono, ecco, non c'è un limite. Guardate che bello anche questo, spettacolo. Anche questo. Bello, eh? Proprio delle carte proprio particolari, molto strane, molto diverse dalle solite, ma che ci si può spaziare appunto con la fantasia. A chi piace questo genere di disegno, ecco qua, è lei nel bosco, bellissima, e questa qua, ecco. Allora, spero che vi siano piaciute queste carte. Se appunto vi piacciono, mandatemi una mail oppure scrivetemi su Facebook. Se siete interessate, ecco, ve le posso anche mettere da parte. Adesso vi lascio, scappo e al prossimo video. Un bacio a tutte.